Seconda vittoria consecutiva per l'FC Bassano 1903 che al Mercante supera 2-0 l'Azzurra Sandrigo grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Xamin su rigore e da Maestrello. Risale così la classifica fino al quarto posto a sole 4 lunghezze dalla capolista Badoere. Nel primo tempo non c'è storia, sono i giallorossi a fare la partita. Dopo due occasionissime sprecate da Battistella e Franchesen ci pensa Xamin su rigore a sbloccare il risultato al 26esimo. Fa morale, stiamo facendo gruppo e i risultati si vedono. Oggi è stata una dura partita, ma l'importante era i 3 punti. Il raddoppio arriva a 2 minuti dalla fine del primo con Maestrello che conclude in rete il contropiede avviato dal solito duo Franchesen-Battistella. Nella ripresa il gioco si fa meno spettacolare. I giallorossi tirano un po' i remi in barca. Dopotutto mercoledì c'è la Coppa e gli azzurri non si fanno mai davvero pericolosi. Finisce 2-0. 6 punti in 2 partite, il bottino pieno dei bassanesi attesi già mercoledì dalla sfida decisiva in Coppa contro la Fontanivese. Vincere fa sempre bene, insomma, ecco, abbiamo fatto credo un discreto, buon primo tempo, ecco, qualcosina meno il secondo, sai, non lo so, forse anche i ritmi un po' lenti, però ecco, magari dopo sai, fai un secondo tempo così, non si sa mai, no? Ma l'episodio, il calcio d'angolo, ecco dai, però insomma dai, abbiamo portato a casa questa vittoria che fa morale. E ieri al Mercante si è visto il pubblico delle grandi occasioni. Sì, siamo contenti, ci danno una mano anche loro, sono il 12° uomo in campo e va bene così. Loro 2 mesi fa erano abituati a un altro tipo di campionato, un altro tipo di calcio probabilmente, e noi siamo qua che cerchiamo di nel nostro piccolo cercare di accontentarli. Lo sapevo che il Mercante sarà sempre, se non pieno, ci andiamo vicino. Siamo noi che dobbiamo dare entusiasmo a far sì che la gente venga a vedere questa squadra.